Salve a tutti nuovi gamer, benvenuti in questo nuovo video su 5M. Oggi proveremo a fare una cosa un po' diversa. Ci è capitato quasi per caso di essere, come dire, messi in gioco per entrare nel fosso di emergenza di un server che ancora non abbiamo provato dal punto di vista dei civili, purtroppo. Grazie al nostro amico Fear. Che oltretutto oggi sarà con noi nel video, ma in questo momento sta creando il suo personaggio. Oggi siamo su COD 4316, un server che in ogni caso ci avete consigliato in tanti nei commenti. E appunto entreremo a far parte delle forze di emergenza. Direi di cominciare subito. Avviamoci, dai. 10. Aspetta. Niente, raga, sto aspettando. Non si risolvono? Però a me la fa vedere buggata, Peppe. Mi sa che non avevo i soldi. Non ho i soldi, lascia stare, cambio solo le scarpe, perdi solo tempo. Sì, ma metto boh, questo, tanto. Ho sbagliato. Non ho abbastanza soldi. Andiamo alla centrale, Raga, chiediamo la al minimappa questore. come la vedete? Non la Non la vediamo. vedo Hai io. visto? Sì. Sì, comunque la polizia ti dico già che pattuglia a 200. Mamma mia. Meno male che si rispettano i segnali e tutto, no? Non stava con i lampeggianti con le sirene accese. Andava a 200 senza motivo. Questa è una cosa molto negativa. Vabbè, si fa presente, no? Si può dire. Sì, lo farò presente istantaneamente. Ci hanno detto che entriamo per migliorare le forze di emergenza. Ebbene, vediamo se è così. Comunque, noi siamo in centrale. E io sto sotto la centrale, pensa. Davvero? Dove sei? Ah, sotto. sei arrivato prima di noi. Mi Ho dispiace. buggato. Ok. Salve. Salve. Dicevo, lei sta aspettando qualcuno? Sì, stavo aspettando il questore. Ah, ok, ma ci metterà molto? Mi hanno detto un quarto d'ora. È qui. Ok. Abbiamo anche il telefono. Sì, scusami, non mi ho smutato. Non abbiamo neanche il telefono. Ma che cazzo? Cos'è? Oddio, i miei bambini hanno messo. Sì. E gli occhi arancioni. Ma cos'è? Raggio. Non ho capito perché. Piccolo, dimmi, di cosa hai bisogno? Niente, niente, non ti preoccupi. Con le frecce va uno a uno. Poi si bacca. Sembra che sta giocando a Pokémon Go, ti giuro. Non so se sei d'accordo. Sì, esatto. Guarda, se n'è andato, ce n'è entrato così a cazzo. Sì. Questa FLRP, cioè, ma che cazzo va a fare? Sì, ma non si è già capito del livello di RP anche qui a basso. Se posso fare alcune domande? Mi dica sì. No, giusto di carattere appunto lavorativo. Come va in questa città? Bene, bene. Per ora è abbastanza. Si rischia Chi è che molto? sta? Ah. Mentre lei parlava di questo mi hanno detto in radio, la città è molto tranquilla, quindi pensavo c'era qualcuno qua che non vedevo. No, comunque sì, per ora è tranquilla. Quindi si riesce a Per lavorare tranquillamente. adesso sì, vabbè, ci sono sempre coloro che dicono "Eh no, era arancione invece che rosso, ti querelo, ti denuncio". Signori, sono Salve. qui per essere assunti visto che hanno passato il bando. Dobbiamo fargli alcune Noi. domande. Ce n'è un terzo, dice che sta per arrivare. Il Diciamo che signore il Nick terzo ha dobbiamo fargli. avuto qualche problemino, quindi tarderà un po', ma arriverà. Raga, visto che è tranquillo, io risparmio le energie e torno dopo, dai. Va bene, buon Proiettile gioco. numero 800. Allora, aspettate pure lì un attimo in attesa. 807. Chi siete? Nuove reclute? Grazie. Sì, mi dice. Sì. Attenti, cazzo. Capo, Dai. vieni attimo. Avanti alla centrale. Sto parlando con. Attenti, in fila. Sì, Ah, il ok. leader. Avete già le chiavi o non siete stati assunti ancora? No, non No, credo. ancora no. Così fate schifo, dobbiamo andarci a cambiare. Direi di sì. Già. Dai, andiamoci a cambiare, fate troppo schifo. Avete 100 dollari? No. No, neanche. Facciamo schifo anche Capo, da quel vado punto a di vista. cambiare, fanno troppo schifo. Nuovi in città o siete già stati in passato? No, siamo No, nuovi. siamo abbastanza nuovi. Freschi, freschi, freschi proprio. Siamo dei rinforzi. Capito. Ma i LED si possono installare? Curiosità. Questo qua? Scusa.
Sei scappato di prigione? Come? Sei scappato di prigione? No, no. Ah, è lui! Ciao! Chi è lui? È lui il nostro amico, il terzo componente. Ah, vieni, andiamoci a cambiare, che fate schifo. Grazie. Ma anche lui non c'ha una lira. $100 ce li avete. Sì. No, non penso. Cioè, boh. Come no? Raga, $100, cazzo, dai. Forse devo ritirare in banca. Allora, sì, guarda, banca. Qua sta la banca, mo ritiriamo. Ritirate tutti quanti. Certo. Cazzo vuole. Cosa cazzo sta succedendo? Poliziotti! Oh, che vuoi? No, è praticamente ho parcheggiato davanti alla centrale. È uno. È, come si chiama? Ah, un poliziotto ha detto che tipo. Un bambino che guida una macchina. Ma... sì, sì. Ma quello è un bambino che sta guidando una macchina. Come può guidare una macchina un bambino? Sì, c'hanno le macchinine dei bambini. Prendete $300 a testa. Va bene. Okay. Dicevo. Dovete bimbo, mettere... dai. Dicevo, dai. What the fuck, le macchine dei bambini che guidano a 50 orari in mezzo alla strada, ma che cazzo è? Ne ritira poco perché verrà aiutato tanto. No, non si possono buttare i poliziotti. La tolgo sta macchina di me. Si è rotta, devo correre. Ma se lei deve lavorare magari noi andiamo a piedi. Sì, possiamo anche andare a piedi. No, andiamo. Perché tu Vabbè. Sai come la divisa come è fatta. Ah, giusto. Ah, capito. Pensavo stessimo andando solo a prenderci dei vestiti migliori, dato che siamo arrivati un po' malconci. Sì, ma vi mettete la divisa, poi potete iniziare. Il poliziotto vive come poliziotto. Ricordatevelo. Ci sta, giusto. Direi. Direi che è così. Il poliziotto non fa altro che fare il poliziotto. Direi che altro non può farlo. Ok. Comunque belli i pantaloni arancioni, ci stanno. Sì, molto alla moda. Comunque il tizio che ci porta in macchina col casco è davvero da applausi. Davvero un grande. Stima totale. Che c'è? Riffo, scusate la Bari. E guarda che esplodi, Non ridere. No, via. Oh, che cazzo? Che è successo? Ma perché quell'auto stava trascinando... Sì, raga, ogni tanto succede... Come le città, normale? Sì, capitare. Ah, ok. Che stiamo all'antica Roma? Ma guarda. Vai avanti alla centrale. Ho bene, ragazzi, visto. Avete la pistola? No. Allora voi mi fate da scudo umano. Ah, siamo nella merda allora. Ok, allora niente scudo umano, ragazzi. Io non ci tengo a farti da scudo umano. Tu ti metti davanti a me, ti prendi i miei proiettili, non mi rompi i coglioni, capito? E perché dovrei farlo? Perché tu sei il mio scudo umano. No, diciamo di no. Allora, non per insultare, se hai bisogno di uno scudo umano vuol dire che spari dentro. Che cazzo, no? Esatto, vuol dire che sei scarso. Hai bisogno dello scudo. Dai, venite, veloci. No, piano, aspetta. Vai, corro. No, mi fa male la gamba. Se vuole che corriamo, corriamo. Allora, andate nel... Siete tutti là? Me ne assicuro? Non è che ne sparano? Pare di sì. Eh? Cosa? Non ho capito. Me ne posso andare o ancora sparano? Non ho capito niente. Me ne posso andare o sparano ancora? Chi? E ho sentito sparare, non lo so. Noi siamo appena arrivati. Vada. Ok. Io non ho sentito niente. Allora, qui... Oh! Ma stanno sparando veramente? What? Meno male che era una città tranquilla. Cominciamo bene. Dove siamo finiti? Madonna. Ok. Qua ci sono tre nuovi reclute da assumere, da armare. Salve. Tutti e tre. Assumere dobbiamo aspettare il comandante. Da armare okay. Dobbiamo aspettare il carico. Magari okay. Inizia a spiegare qualcosa. Salve. Ma chi è? Ciao sceriffo. Perché io il 17 vado a cena. Sono sceriffo. Io volevo dare 17. Certo. Ok. Sono sceriffo. Appuntamento allora, ragazzi. Sono sceriffo. Ok. Semplicemente, aspettate che un piano con le parole. Non siamo arroganti. O vi ha detto a comprare un telefono o qualcosa. Ok. Salve. Ok. Ma io aspetto di avere la macchina, forse non saprei. Io aspetto. Devo chiedere delle informazioni. No, e fai la battuta. Arrivederci, sergente. Ciao, Harry, sei bellissimo questo cappello. Vado a fare la pattuglia. Scusa. So col cappello.
siamo. No, no, vabbè, io e te in centrale. Aspetta, raga, allora fate una cosa. Siete nuovi? Vi dividete, ve ne prendete uno e uno e li portate a fare la pattuglia, però loro guardano il sì, basso. Però Nord, Harris, con i due ragazzi nuovi, Nord se no, ai punti, no, dai, infatti. No. Io rimango in città, quindi famo una. No, io preferisco Nord. A Nord. Dai, andiamo. Aspetta, chi siamo? Chi c'è, David, di chi c'era prima, a parte di... Tu chi sei? Chi sei? Vabbè, io vado intanto. Io. Tu chi sei? Sì, Savra? Stano? Chi sei? Josh. Mai sentito, piacere, Pappalardo. Piacere. Da quanto tempo ci sei? Da poco. Scusi, un'informazione. Signore. Un attimo solo, sei stato assunto con loro? Se dice a me? Sì, no. Sì, siamo in tre. Siamo ok, aspetta. Ragazzi, uno di voi può venire qua che vi pigliate uno dei nuovi? Che così non mi faccio una pattuglia da quattro io? Ok. Pattuglia da quattro. A vostra scelta. Ciao. Aspetta un attimo che dico una cosa a Harris. Non è un problema. Tutto bene? Sì, capisco, ci sono bambini ovunque questo server, boh. Non si capisce. Beh, perché lui? Ok, comprendo. Che tipo di informazioni ti servono? Sul Twitter di oggi. Che avrebbe fatto? Cioè, che avrebbe fatto voi? Cosa? Quella lì della... Che le targhe un po' si girano, non ci ha capito nulla. Ah, ok. Ma tu sei un bambino, mica puoi guidare? Sì. Puoi guidare? Sì, posso guidare. Uno di voi tre, gentile, scusa se mi interrompo. Uno di voi tre può andare fuori. Ma che quanti vanno anni hai? Loro. Sì. Dimmi tutto. Posso parlare? Dimmi. Vorrei capirvi cosa... Chris, no, chi sei? Sì, sono Chris. Chris, ah, ciao Chris. Vorrei... Ciao. Vorrei capirvi... Ciao, ok. Bella, bro. No, questo non è il 5, però vabbè. Lancio, Figa, guarda dove l'hai tirata. Hai preso l'antifurto. Sì, l'ho visto. Sì. Senti, dicerebbe. Vorrei capirvi cosa c'è scritto nella giornata che avete detto su vietate le targhe. Che c'ho capito tutti. Ah, ti ricordi domenica scorsa che tutti no. Quelli con targhe pari non potevano. Io a te ti ho anche fermato. Ma che sta succedendo? Te lo ricorderai bene. Ti ricordi che quelli con le targhe pari non potevano circolare? Sì, mi sono smontato. Sì, sì. Mi senti? No, domani non posso circolare targhe dispari. Non lo so. Cioè, quindi se io ho la targa dispari, se l'ultimo numero di targa. Ah, l'ultimo. Targa, sì, ma non ci capisco niente. Dispari, ma perché alcuni hanno una voce più alta e alcuni più bassa? Vabbè, dipende da TeamSpeak. TeamSpeak. Madonna, ma non si capisce un cazzo. Sono stato 20 minuti in questo server e ti giuro. Ah, l'elicottero è il file. Tutto anti-RP. Tutto anti-RP. Cioè i bambini con la macchina, ma perché non farli fare le normali persone? Che senso ha farli fare i bambini? Basta. Mi sembra il solito serve per trollare. Ah, e se uno si sente male deve andare... Ma come facciamo ad allontanarci da quello? Non l'ho più senti. Io l'ho abbassato il volume. Vieni sul retro, vieni sul retro. Gli ho abbassato il volume. Mamma mia, che rotto le c'è tipo qualcosa tipo sul chiudi orecchie qualcosa. Non so nulla. Dai, scopriamo il vaso di Pandora. Allora, abbiamo il badge. Vi grande. Spiego. Fe. Qui risorse, band, kit, eccetera. Adesso è abilitato pure lui, lo potete grazie dire, mille radio. Lorenzo. Ok. Ciao, abilitato pure il collega. Si è abilitato se Fia. Armi per curarti quando ti tirano la capocciata che non devi andare in ospedale, dipende. Se una cosa lieve te la puoi curare, se no devi andare in ospedale perché sanguini. Qua ci sono le casse delle armi sequestrate che voi principalmente non dovrete toccare. Scusami. A che servono le bende? No, e mo mai ferito. Per esempio, sto sanguinando e devo andare in ospedale. Vi distribuisco okay. Le robe. Armamentario è di solito una pistola. Le pistole si usurano. Più sparate, più si rompono. Ok. Una pistola con 80 colpi. Un taser, un manganello, una radio e una manetta. Vi do quanti colpi dura in media una pistola? Cosa? Quanti colpi può durare in media una pistola? Ti dico, dipende. Però non so se abbiamo l'armamentario per tutti. Sai? Caspita, addirittura. Intanto d'accordo? Con Giuseppe ce l'hanno i superiori. Giuseppe, chi è Giuseppe di V2? Io. Ma me l'hai già data perché... Ok, e le munizioni della pistola. Che fai? Tasto destro, scusa. E non abbiamo altre armi. Quindi devo chiedere, perché io il mio non te lo posso dare perché io ho l'armamentario normale. Però non ci sono le pistole, porca miseria. Che sto combinando? Un superiore abbastanza alto c'è? 10 watt, non c'è. La radio, sapete come si usa?
Dipende, che codici 10 allora. Usate? Usate tutti i codici 10 o soltanto sì. 10-4, 10-8, 10-7? Allora, 10-0 è quando fai puff, crashi. 10-3, silenzio radio, può essere chiamato solo dalla centrale operativa o da vicequestore a questore. 10-4, vabbè, affermativo sì, ricevuto. 10-5, ripetere. E poi abbiamo il 10-10 che significa negativo. 10-10 è negativo qui, ok? 10-10 è negativo, 10-45 è la pattuglia fa benzina, per esempio Adam 2 10-45, 10-77 tempo stimato all'arrivo, tipo sparatoria in corsa, ricevuto, Adam 2 10-77 un chilometro, 10-80 inseguimento in corso, sì vabbè, 10-99 agente in pericolo, 10-100 agente a terra. Per ora sono abbastanza pochi. Scusa, yeah. Il traffic stop 10-11? No, non l'hanno ancora implementato il traffic stop, perché di solito si dice siamo al fermo di una moto. Pum. Moto. Moto. Sempre una moto. Di una macchina. Accompagnatemi in ospedale che io fra poco vi schiatto qua. Ok, so. Ma possiamo già prendere un veicolo? Volendo sì, però si crasha subito appena si va là, quindi ve lo sconsiglio di guidare perché sono crashato. E per tutto l'altro. Ma l'ambulanza in mezzo? What? L'ambulanza in mezzo non lo so, non mi fare queste domande per favore perché sclero. No comment, no, no comment. Sta arrivando l'ambulanza. Venite, venite. Tasto F2, tasto destro sulla radio, USA, cliccate e... Che è successo? Mi devo, sto a sanguinare, vado a fare il check-in. Frequenza 5, però prima cliccate sulla 2 e poi prima fate la 2 se no la 5. Allora, prima di mettere la frequenza dove volete entrare, entrate in un'altra perché se no non entra. È una cosa complicata proprio. Aspetta, ok. Prova a entrare in una frequenza a caso. Così la radio si sincronizza, capito? Devi inserirmi in una casuale e poi in quella. Poi fate check radio, agente e nome. Come? Fate nome agente 10-8. Per esempio io faccio pappalardo 10-8 quando entro in servizio. E come faccio? Aspetta un attimo. Appena sentite radio, parla in radio, insomma. Aspetta, intanto sei entrato in radio? Sì, credo di essere entrato. Muscolo caps lock. Tieni premuto. No, cognome agente 18. E però parla. Giuseppe Standardi in 18. Sentito, è andato. Lorenzo Standardi 18. Andati tutti e due. Andiamo. Ma abbiamo dei call sign? O dobbiamo sempre dire nome e cognome? Cosa? G4. Abbiamo dei call sign o abbiamo... Sarebbero. Vi dovete chiamare... Voi come vi chiamate di cognome? Che me lo so già scordato. Standardi. Quando entrate fate Standardi 10-8. Ah! La cintura, dannazione. Ah! Tra la lasciamo. Muscolo B cintura. Standardi 2. Sì. Ora sapete tutti perché odio le cinture di sicurezza. Standardi 18 vuol dire standardi, sono entrato in servizio. Standardi 17 esco dal servizio. Ma noi armi non abbiamo, giusto? E ve lo date? Sì, sì, ce l'ho. Non la pistola. Sì, non ce n'è. Io ce l'ho. Io vi ho dato quelle che c'erano in magazzino, ragazzi. Sì, se serve a me, no? Ce l'ha lui. Quelli per te? No. E dividiamocelo. Ho dato due relitti. Come ce li dividiamo? Mica ve li potete. Ah, c'è uno che ha la pistola. Dai, vediamo la prima scena roleplay. Vediamo se succede qualcosa. Sì, a me interessa chi ha fatto la chiamata. Perché questi sono gli elicotteri dei malati. E noi non possiamo farci nulla. Ancora sti malati, ci credo. Vabbè. Situazione conclusa: un elicottero in autostrada risolto. Ok, se ti permette, ci le potete fare da dentro l'auto. Possiamo farlo, vero? Certo. Come? Inventario, clicchi, la trascini su dai e dai l'arma a chi... Date il taser, perché per dare la pistola poi vi dà problemi. Sì, no, il taser meglio, infatti. Dai il taser. Dammi il taser, Giusa. Sì, aspetta, come te lo do? Come te lo do? Ehi, parliamo su Discord. Parliamo su Discord. F2? Sì. F2? Dai. Cioè, prendi il taser e lo metti su dai. Ah, ok. Dai. Lorenzo, vai, te l'ho dato. Ok, mi è arrivato. Ah, andiamo in centrale che abbiamo la chiamata. Ma
Sì, capisco che lei è autorizzato, armaio, però no, così no. No, una cosa urgente, agenti. Però non vuol dire che si può parcheggiare in mezzo così. È urgente, è sparito un bambino. Ah, denuncia. Ragazzi, mi riuscite a parcheggiare l'auto 200 metri? Siamo seguendo la motocicletta, mando posizioni. 14, appena finiamo arriviamo. Non ho capito. Parcheggio io. No, no, questa, no. Ah, ok, nulla. Alto in grado, il più, siamo tutti agenti più alto in grado, quindi... Aspetta che chiedo. Chiedo una pattuglia di supporto. 14, finiamo, arriviamo. C'è qualche agente scelto tra di noi? Niente, sì, io, non ce n'è. Non ce n'è. No, sono in... è come se fossi io il più alto in grado, quindi... Però siamo tutti agenti, a parte le regole, okay. Mi dica. Allora, è sparito un bambino. Sì. Mio figlio. Scusate, sono stato un attimo assente. Posso sapere che sono le posizioni? 15? Posso sapere allora, che sono le posizioni che sono state assente due secondi? Chris. È sparito Chris. Quando? E... poco fa. Non lo trovo più in armeria. Ho provato a chiamare. Mi serve un documento fuori. Sì. L'armeria. Oh, comunque... No, vabbè, poi dopo. Prego. Grazie. Aveva molto a che fare con dei bambini del cazzo. Mi serve il cognome. Mio? Tenga. È il cognome, sì, il cognome del bambino. McCoyle. McCoyle. Sì. Le spiego. Ha avuto molto a che fare con dei bambini della sua età. Spelling? Che? McCoyle. MC Coyle. Vabbè, capito. Sì, vabbè. Può vedere pure nei suoi fascicoli. Era molto preso di mira da altri bambini. Ok. Aspetti che faccia la segnalazione. A tutte sì. Le Adam è scomparso Chris McCoyle. Siamo alla ricerca, passo. Appena arrivata la denuncia di scomparsa. A proposito di questo, aspetti. Mio figlio Edoardo. Edoardo. Cazzo, mm-hmm. Mi chiamo io Mike Lowry. Lori, complimenti per la memoria. No, è che sono un po' agitato, mi scusi. Capisco. Mi ha dato dei punti dove poteva andare. Sì. Centrale operativa? La base della Baby Gangs. Sono al desk, ditemi tutto. Che stavano cercando. Stiamo inseguendo la moto, però non ha sentito nessun alt. Possiamo portarlo giù? Non ha sentito nessun alt. Però gli stavamo dietro, ci ha sentito benissimamente. Però ha continuato a correre. E se vedete la foto 10-4, purtroppo io sono un agente. Agenti, e non ho la possibilità di cedere. Agenti, guardate nei top tweets. Non sono la centrale operativa. È un attimo. Agenti, guardate nei top tweets. Ma questi altri due che stanno a fare? Se stanno a grattare palle? Sono nuovi, non sanno. Non avevo il telefono. Nulla. Cosa? Capirai. Ma guardi nei top tweets. Guardi nei top tweets l'immagine della foto. Quella lì è la base dell'oro. Ok. E si trova proprio qua dietro. Un'aquila, solo qualcosa. Fatto. La denuncia un go. Già ho allertato chi di dovere. Adesso ma... vado a cercare. Vedo, non capisco dove sto posto. Allora, guardi. Siamo tutti agenti e tre reclute. Parli con questo, faccio le promozioni. Mi dispiace, ma cazzo, io non abbiamo soldi per fare i brevetti. Non abbiamo armi, perché ci sono tre tirocinanti senza armi. Siamo io in città. Siamo in città due pattuglie, una a nord, di cui in città solo tre uomini hanno le armi. Poi l'altra un taser. Una pistola rotta. Ci abbiamo un arrestato. È problema mio? No, e lei stava a spiegare la situazione. Ci mette una fretta assurda. E dia un attimo. Vabbè, è un bambino, cazzo, eh. L'ho capito. Vedi, perché io dico che non ha senso mettere il plugin dell'otto dell'anno, il plugin delle ferite. Chiamare in forza in generale, appena lo troviamo. Ho perso una vita a cazzo. Abbiamo perso un casino di tempo per nulla. Che abbiamo la narcotici, l'antiterrorismo, tutto le chiamo. Guardi l'ultimo Twitter. Guardi, purtroppo il falco non lo posso far alzare. Non lo posso alzare. Far alzare io non sono nessuno, per dire far alzare, perché sono un agente. Non posso prendere mie iniziative per quanto riguarda ricerche. Mi dispiace se fossi stato anche solo sergente. Se colleghi fossi stato di Delta 10-11. Il sergente, dove sta il sergente? Sergente! Non ci stanno! Sono qui allo sceriffo. Ma come ci stanno? Che cazzo arrivo fa? Mamma mia! Quanti siete? Siamo... C'è Kadam, per favore? C'è
Cada un 2, stiamo arrivando con il soggetto giù. 4, siamo 3, 3, 2, 8. Di cui 3 senza armi. 3 a nord. 2 con le armi in città. 3 con le armi. Sta sfrecciando a paletto. Gente brutta che fa. Noi, noi. Non è venite a prendermi. Perché fatte. Andiamo a cercare sto cazzo. Andiamo. Adam 3, Pappalardo e i due tirocinanti, ci mettiamo alla ricerca del ragazzino. Qualche collega sa dove è la sede della Baby Gang? 10-5. Conosciamo sede della Baby Gang? 10-10. Come? Cosa 10-4. Conosciamo? Mi è stato chiesto se conosciamo la sede di una certa Baby Gang da un signore che denuncia scomparsi su... Cosa vuol dire la sede? La base! Ci siamo capiti. Mi ha mandato un posto, vado a controllare, mando la posizione. Andiamo tutti a questo punto. No, mandami prima la posizione e ti dico io, magari l'ho già mandata. Controllata. L'ho mandata. Adesso ci è arrivata la denuncia ora, ragazzi. Se volete andiamo noi. 10-4, tranquillo. Massima attenzione. Perché okay, stai buttando l'arma? Perimetro. No, la zona è pulita, non serve controllare. 10-4, allora ce ne andiamo. Diamo una setacciata e andiamo io. Magari ora vi faccio venire un agente. Avete già il database o dovete aspettare? Negativo. Purtroppo dobbiamo aspettare, altrimenti usciremo da soli. Ok. Anche perché voi... in tre è un po' ridicolo in una pattuglia, non trovo. Dipende. Voi siete assieme o... Già. Già. Dai, mettiti tu al posto di carcerati. Sì, dai. Mi dica. Qualcosa di cosa? Riguardo il ragazzo della denuncia. Non lo so, signore, io sono entrato adesso, non sono aggiornato su nulla. Quindi sono in servizio da 30 secondi neanche. Avete notizie su un ragazzo o qualcosa? No. Sappiamo. In radio, nessuna notizia. Comunicato in radio perché ho sporto denuncia adesso. Ho qui un signore che afferma di aver sporto denuncia su un ragazzo. Abbiamo notizie? 10-10. Bambino. Guidi tu? No, niente, nessuna notizia. Nessuna notizia, signore. Di che si tratta? Mi può aggiornare lei? È scomparso un bambino, si chiama Chris McCoy. Cazzo, Chris? Sì. Sì, noi abbiamo partecipato alle indagini. Dove? 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 In che zona? Zona Armeria, però non credo che... Zona Armeria. No, assolutamente no. Grazie. Andiamo ragazzi, andiamo verso la zona Armeria, import. Quella accanto al cucinare. Anche più giù. Sì. No, l'armeria l'altra. Occhi aperti, stiamo cercando un bambino. E anche lo sportello. Sì, ma sappiamo già, abbiamo già provato prima. Non abbiamo trovato nulla. C'è un tweet con una foto, ma che non vuol dire nulla, che noi non abbiamo nemmeno potuto vedere. Di un bambino? No, di dove dovrebbe essere. Ma l'ha preso una baby gang su un tetto, l'ha portato su un tetto vicino alla centrale. Siamo andati su quel tetto, abbiamo controllato e non c'era niente, quindi già. Qui scendiamo. Sono in mano. Allora, uno entra dall'entrata che c'è là. Prendi il taser. Quell'entrata lì? Sì. In alto. Allora, voi due che siete assieme entrate di qua, io entro di là. Ok, entriamo nella... Vai tu avanti. Sì, sì. No, aspetta, vado io avanti. No, vado. Non si può entrare. Come ci entro? È chiuso. Standardi. È chiuso. Sì. Mi dici il tuo codice per chiamarti? No, andiamo, è proprietà privata. Il primo errore secondo me è quello di usare Toco VPN, perché è un plugin dal cazzo, inutile dire di no. È un plugin stupido che ti toglie la possibilità di far usare il TeamSpeak come radio. Gira pure. Ma le frecce ci sono, no? Ma sì. Hai visto gli effetti audio? No.
che ti allontani e non si sente, ti avvicini. Ah, sì, sì, ma lo conoscevo già Toco VoIP, ma alla fine non ci trovo vantaggi. Sì, però ti faccio un esempio, se c'è tanta gente che parla vicino a te, sì, stai attento. Signori, qualcuno ha sequestrato una body? Se non c'è nessuno passa. Ormai cioè, se non c'è nessun ci vede. Ah, ma quindi la radio, io le voci che sento, sono voci normali, non sono da radio. Giusto? Cosa? Che hai detto? Le voci della radio non sono fatte in stile radio. Esatto. Che schifo. Chiudo un attimo che... Sì, sì, no, ma non... Grazie mille, è stato un piacere lavorare con lei. Grazie, è stato un piacere, beh. A volte è meglio non far niente, fidati. Infatti. Mannaggia. E niente, ci ritroviamo qui alla fine del video, diamo io un attimino un feedback. Il primo feedback, devo ammettere che non è molto, non è positivo, non è un feedback positivo. Perché? Perché ci sono troppe meccaniche che secondo me sono fatte male, fastidiose, e rendono impossibile giocare. Allora, cominciamo da una cosa, le armi distruttibili. Ma che senso ha fare le armi distruttibili? Vuol dire che in un determinato caso in cui per un determinato motivo non ci fossero armi nell'armadietto come oggi per tutti, qualcuno rimane senza. E in caso di un'azione non so davvero come fare a reagire. L'altra cosa, troppi uomini in una sola pattuglia. Vuol dire che se fanno un fermo di un veicolo, tre persone sono impegnate nel fermo di quel veicolo. E quindi nel caso di un'azione più grande non possono rispondere in quell'azione più grande. Non parliamo poi dell'aggiunta dei minorenni nel server, che secondo me è ridicolo, perché addirittura poi... Con la scusa, perché altrimenti si annoierebbero, che gli devono dare le macchinette lì. No, francamente non sono molto contento, però voglio provare a fare un altro giorno di pattuglia indipendente. Quindi proveremo a fare un altro video su pattuglia indipendente e poi decideremo se continuare o meno. L'idea di base per il momento che ci siamo fatti è quella di un server... Anzi, di un dipartimento, perché qua parliamo più che altro del dipartimento. Comunque, che ha tanto da migliorare. E quindi, per questo video è tutto da COD 4316. Ciao a tutti da Nova Gamer.